Buongiorno ragazzi, bentornati al canale. Come sempre, Giù di Busco e a Vita. Purtroppo oggi non ce l'ho fatta a portarvi in palestra con me, che era pienissima, una roba assurda, mai vista prima. Era più piena ad esempio delle 6:30 del pomeriggio. Quindi sì, insomma, io in questo momento sto andando in lavoro. Sarà comunque un video bello, ve lo prometto. Anche se non vi ho fatto vedere la palestra, iniziamo forte. Sì, ieri Marco Sarcone ha finalmente ammesso che si dopa e sono veramente veramente contento. Non per il fatto che si dopa o no, non me ne potrebbe fregare niente di quello, ma per il fatto che due cose principalmente. La prima, che ha creato aspettative completamente errate, soprattutto per dei ragazzini magari, o dei ragazzi alle prime armi col fitness. Vedono lui, pensano che possono ottenere il suo fisico semplicemente allenandosi con altissime ripetizioni, una struttura e un programma di allenamento completamente errato per noi lifter naturali. E in più magari iniziano a spendere tanti soldi in integratori eccetera eccetera, perché vengono sponsorizzati da un atleta che ha un fisico impressionante e pensano di poter arrivare al suo fisico se seguono i suoi allenamenti e comprano integratori, e magari anche in un anno riescono a ottenere quello che ha ottenuto lui. Quindi sono contento che finalmente ha detto che non è così, perché dobbiamo mettere in chiaro, per noi lifter è completamente diverso. Mi dispiace per tutti quelli che sono rimasti delusi, ma speriamo che trovano dei canali che si basano sulla ricerca scientifica e non che si dopano o che sponsorizzano solamente integratori per farci sui soldi. Anche perché è gente proprio come lui che mi ha fatto perdere 2 anni dei miei progressi in palestra, quindi sono veramente contento che sia finalmente uscita fuori la verità su questa cosa. Altra gente dovrebbe ammetterlo, semplicemente per non far perdere, per non prendere in giro i ragazzi che iniziano alle prime armi, non sanno niente, pensano di potersi fidare di uno, un atleta del genere, e invece poi vedi, questo succede, rovina completamente l'immagine del fitness, eccetera eccetera. Non ci soffermiamo troppo, continuiamo col video. E ragazzi, prima di entrare al lavoro volevo ringraziarvi a tutti per tutti i like e il supporto negli ultimi 2 video. Benvenuti a tutti gli iscritti, che siamo aumentati numerosi in questi ultimi giorni. Continuate a mettermi like, che mi aiutate a crescere il canale, mi fa veramente piacere sapere del vostro supporto. Grazie anche a tutti i commenti sullo squat e il deadlift. Vedrete che migliorerò, sto comunque provando a migliorare lo squat. Penso di essere quasi arrivato a un punto dove sono contento, ma il deadlift è vero, effettivamente devo migliorare, lo farò e vedrete con me nei prossimi video che andrà veramente molto meglio. Comunque adesso vado in ufficio, mi aspettano 8 ore di lavoro. Oggi però a pranzo abbiamo la partita di calcetto, quindi mi sa che filmerò qualcosa lì. E ragazzi, è pranzo in questo momento e noi invece di pranzare siamo venuti qua a farci una partitella di calcio con i colleghi. È perfetto che la scelta ci permette anche a pranzo di uscire per un'oretta e correre in giro, quindi noi giochiamo e ci vediamo dopo il lavoro. Ragazzi, abbiamo appena terminato la partita di calcio, è uscito un sole pazzesco, ma purtroppo si ritorna in ufficio e noi ci vediamo appena esco. Comunque sono tutto brutto e sudato, mamma mia. Appena terminato una giornata intensa di lavoro, oggi è stata molto bella, ho anche fatto un po' di cardio che col calcio a pranzo, quindi devo dire perfetto. Ho ancora tante calorie da mangiare quando torno a casa. Comunque ora sul tram inizio a editare questo video, noi ci rivediamo quando arrivo a casa. Ed eccoci a casa. Lo so, questo video è stato un po', diciamo, un po' dappertutto, mi dispiace, oggi non ci stavo bene con la testa, ma ora che sono arrivato a casa voglio darvi dei consigli utili, voglio parlarvi del mio allenamento in questo momento. E direi da più o meno 2 mesi sto seguendo l'upper lower split, che potete trovare sul mio sito insieme alle altre schede. È un allenamento 4 volte a settimana e a volte ci aggiungo una sessione, una quinta sessione, semplicemente di richiamo sui muscoli o i gruppi muscolari che hanno bisogno di più stimolo, ovvero il mio petto che non cresce ma sta crescendo adesso che lo colpisco con questa frequenza, e soprattutto le mie braccia. Il mio split upper lower praticamente divide le mie giornate in parte inferiore, parte superiore, forza e ipertrofia. Nelle giornate di forza le ripetizioni sono basse, tra le 3 e le 6 ripetizioni, tempi di recupero lunghi. In queste giornate penso veramente a sviluppare la mia forza con buona forma, e è dove applico il sovraccarico progressivo, perché aumentare di forza con ripetizioni maggiore è molto più difficile che rispetto alle ripetizioni minore. Quindi giornate di forza che sono più improntate, magari si potrebbe dire, nel powerlifting, e invece queste le combino alle giornate di ipertrofia in cui le ripetizioni sono maggiori, i tempi di recupero sono molto minori, quindi 1 minuto e mezzo, 2 minuti. Addominali li faccio insieme alla parte inferiore del corpo, e facendo così in questa giornata penso soprattutto a fare le ripetizioni con ottima forma. Il carico è più basso rispetto alle giornate di forza, però ottima forma, faccio un bel volume, un bel pump e mi godo il workout. Detto questo, perché seguo l'upper lower split? Beh, perché risponde a 3 elementi chiave che per ogni singolo atleta naturale, ogni lifter dovremmo rispettare se vogliamo ottimizzare i progressi in palestra. E questi sono, come prima cosa,
il sovraccarico progressivo. Da lifter naturale, quindi senza il trembolone di Marco Sarcone, da lifter naturale la cosa più importante è diventare più forte col passare del tempo. Quindi dobbiamo aumentare di carico oppure aumentare le ripetizioni con un certo carico col passare del tempo, ovvero fra un anno voi dovreste stare alzando più carico su tutti i vostri movimenti rispetto ad ora. Questo soprattutto vero non solo sui movimenti di isolamento, ma soprattutto sui movimenti composti, che dovrebbero comporre l'80% del vostro programma di allenamento. Come lift naturale dobbiamo prediligere i movimenti multiarticolari che sforzano più gruppi muscolari allo stesso tempo, e questo ci aiuta a reclutare più fibre muscolari applicando il sovraccarico progressivo con i movimenti composti come chiave del nostro allenamento. Vedrete che da lift naturale ottimizziamo i risultati. Secondo punto, ogni sessione di allenamento dovrebbe più o meno colpire tra le 40 e le 70 ripetizioni per gruppo muscolare. Quindi per ciascun gruppo muscolare dovremmo colpire dalle 40 alle 70 ripetizioni ad ogni sessione. Mi sono inventato questo numero? No. Hanno fatto uno studio, una ricerca scientifica, Eric Helms e Brad Schoenfeld. Come sapete, io prendo molto di quello che vi dico a voi, lo prendo da loro, che sono i padri del bodybuilding naturale. Metto la ricerca scientifica sullo schermo, hanno visto che per ottimizzare la composizione e soprattutto ottimizzare i gains, tra le 40 e le 70 ripetizioni per gruppo muscolare a sessione è quello che hanno visto che ha migliorato. Più di questo magari potrebbe servire se siete dei lifter avanzati, ma se no rischiate di andare in overtraining. Quindi dalle 40 alle 70 ripetizioni, questa è la seconda cosa. Terza cosa, decisamente, è la frequenza di allenamento. Anch'io facevo monofrequenza e ho notato che multifrequenza mi ha cambiato la vita, ma proprio totalmente. Per quale motivo? Perché come lifter naturali la sintesi proteica, che alla fine è quello praticamente dove vengono costruiti i nostri muscoli, la sintesi proteica di noi lifter naturali rimane elevata solamente massimo 48 ore dopo l'allenamento. Quindi se io alleno petto oggi, fra 48 ore la sintesi proteica sarà ritornata a dei livelli normali. Quindi se alleno petto una volta a settimana perdo praticamente 5 giorni di progressi. Per cui multifrequenza, colpire ogni gruppo muscolare almeno 2 volte a settimana, e io consiglio anche, per accelerare la presa di massa sui gruppi muscolari su cui siete meno forti, ad esempio per me il petto e le braccia, allora li colpisco una frequenza di 3 volte a settimana. Quindi il programma che sto seguendo io in questo momento praticamente risponde a tutti questi 3 punti che sono chiave se siete dei lifter naturali, ed è per questo motivo che ho anche aggiunto a volte di sabato, quando vado con la ragazza, a volte se non mi va di fare quello che fa lei per le gambe, faccio semplicemente una sessione di richiamo in cui colpisco con 3 volte di frequenza quella settimana, colpisco appunto il petto e le braccia. Questo praticamente in un nutshell, in una noce, tutto quello che dovete sapere del mio allenamento e dell'allenamento sia dei lifter naturali volete ottimizzare il progresso. Se la vostra scheda non segue questi 3 passi che ho detto, allora bisogna cambiare qualcosa, ma in primis sovraccarico progressivo con forma corretta sui movimenti composti. E niente, detto questo, spero vi sia piaciuto questo video, oggi lo termino qua, voglio ringraziare ogni singola persona di voi, non sono riuscito a fare daily vlogs, veramente ci sto provando, però col lavoro sto sempre di fretta, devo editare sul tram, è abbastanza un bordello la mia vita. Comunque, voglio ringraziare ogni singola persona di voi, è grazie a voi che noi siamo qua, e grazie a voi qualsiasi cosa succede a questo canale, se cresciamo oppure no, sarà grazie a voi, grazie ai vostri like, ai vostri commenti. Quindi per favore lasciatemi i commenti sotto, buttateci un like, iscrivetevi se non siete ancora iscritti al canale, e noi ci vediamo in un prossimo video, forse domani, non lo so. Andateci forte, ragazzi.